Un buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come poto una vite di, dunque, del 1928, quindi di 92 anni. Guardate il ceppo. È un monumento praticamente. È una vite elevata a Guyot. L'avevo già iniziata a potare ieri, quindi è già impostata la potatura. Dallo sperone dell'anno scorso non è venuto fuori un granché, è venuto fuori solo questo mancherino che lascio come così. È venuto solo questo, adesso vedo se lasciarlo o no. Prendo come capofrutto il primo che si inserisce sul capofrutto dell'anno scorso. Quindi vado a tagliare il legno di 2 anni nel rispetto, lasciando il mancherino. Vedete, il legno di rispetto. E mi faccio capofrutto questo che ho già tagliato a 10 gemme. Questo lo tolgo tutto. E poi mi lascio come sperone questo che è nato dal legno nuovo, lasciando una e 2 gemme. Non so se riesco a mettere a fuoco, sì. È uno sperone un po' lungo, ma va bene. Anzi, no, ce n'è una di qua, guardate. Ce n'è una qui, esattamente qui, e una è di qua, quindi taglio qui, lo accorcio, perché gli speroni lunghi non mi piacciono. E tutta questa roba qui dello sperone dell'anno scorso la taglio via, sempre lasciando il moncherino di rispetto della vite potata. Praticamente in 3 taglie è potata, una vite bellissima. Guardate. E che bei rami vigorosi aveva l'anno scorso, una vite di quasi 100 anni, moscato bianco, un monumento. Grazie a tutti per la visualizzazione, ci vediamo in un prossimo video.